vero nel proprio modo che è. Allora senti Gianfranco, posso usarti come esperto di arte? Poi. Visto che c'è Sgarbi in televisione questa sera, che non vediamo, però se vuoi con la fotografia, però ce lo puoi spiegare come lo spiegherai con un esperto di arte? Casa mia, però dai, ci proviamo. Puoi parlare anche come quello che ha le opere, quello lì della... No, quelli che fanno le aste televisive. Quelli che fanno le aste televisive, no, sì. Non esageriamo. Te l'ho suggerito prima, però, Che quando cosa? Dice base d'asta, quando... Ah, sì. Io non lo stavo portando in giro. Vuoi d'asta, base d'asta. Preferisci raccontarmi questo o questo? No, parliamo pure del... Parliamo pure del plus dell'acqua. Sì, io mi siedo qua e voglio sentirti... Fai pure, alzati, fai pure... Va bene, ci scusate, scusa se ti ho citato. No, non potevo resistere. Quello di sorpresa, ma va bene. È un'occasione. Non so se per te lo è, però non è per il pubblico, perché comunque sia. Bene, presentiamo l'opera d'arte, certo. Il maestro Vergente. Operazione Sasso nell'acqua. Sasso nell'acqua è parte ovviamente da un concetto molto semplice. La copia, l'imitazione della natura. La mimesis che è sempre esistita nel mondo della storia del... Io ce l'ho parcheggiata. Non so, quella è la tesi, c'è un'altra cosa. Ovvero sia l'effetto che produce il sasso cadendo nell'acqua. Ora l'artista che emotivamente percepisce, vede per caso, perché l'ha voluto, il fenomeno naturale del sasso che cade nell'acqua, percepisce questo movimento, lo fa proprio e vuole trasmetterlo a un oggetto da lui costruito. Quindi che quello che vuole trasmettere non è la fotografia, ma è ciò che io percepisco sentimentalmente vedendo un fenomeno naturale. Questa è la vera mimesis della natura, la vera imitazione, che non vuol dire fare la foto, fare la copia, ma vuol dire riprodurre quel sentimento, quel sentore che io provo al momento in cui questa cosa capita. Devo avere una grande sensibilità per percepire questa cosa. Se molti ce l'hanno, ma molti non ce l'hanno. Questo distingue anche l'essere artista o non essere. Io non posso che inchinarmi davanti a lui. Non si poteva pretendere di più, veramente. No, lo fa perché è vicino di casa, alla casa Cassina. E dove va? Deve condominare nel Pianerottolo. Non ci siamo mai parlati. Allora, scusa, allora, se ti interrompo, ma è un bellissimo interagire questa cosa. Sì, certo. Senti, dal momento che io... No, ma ti ringrazio perché mi hai dato... Chiedo scusa. Niente, vai. Mi hai dato la grande opportunità, perché il grande Bruce Lee, io lo chiamo così, no? Sì, praticamente, mi chiama sempre su questioni di politica, ha ragione. No, di politica, di conti, di calcoli, guarda. È vero, io sono anche uno storico dell'arte, a volte mi piace fare lo storico dell'arte, ma che è bello. Più divertente a fare quello che non fare. Che bello! Ringrazio l'opportunità. Poi anche lo specchio voglio, dopo. Però, scusa un attimo. No, quello di Biancaneve voglio. No, questo. Ti fermo, perché poi Mazzone sicuramente mi dice, hai fatto parlare lui, ma anch'io. No. Puoi lasciare un attimo il microfono a Mazzone? No. Senti, ti faccio fare una cosa facile. Sai che le opere d'arte possono essere artefatte, cioè come qua usati pezzi della natura, insomma rifiuti, cose riciclate, ma un'opera d'arte per antonomasia può essere anche una bella donna. Ora, noi ne abbiamo due. Dato che Martina l'abbiamo già fatta sfilare, io chiamerei qua Sara, ti metti qua vicino a me, esattamente vicino all'opera d'arte, e vorrei che tu, Enrico, con lo stile con cui il professor Cutica ha parlato del pluff nell'acqua, mi raccontassi l'opera d'arte umana. Mi spiace per quelli della radio, chiedi scusa ai radioascoltatori, e io mi vado a sedere dove ero prima.